degli studi dell'epigenetica, quando per la prima volta l'ho sentito parlare di riprogrammazione cellulare, mi si è aperto il cuore perché ho detto benissimo, lui riprogramma le cellule, noi come medici omeosinergetici riprogrammiamo le persone e i pazienti. Sì. E quindi abbiamo deciso insieme di fare dei lavori su bambini autistici, su persone che hanno la sclerosi multipla, proprio per cercare di mettere insieme queste due realtà. Grazie mille, sì. A te, io sarò molto breve perché poi purtroppo devo partire. E d'altra parte oggi le relazioni sono state esaustive, avete capito che di epigenetica appunto si è parlato a lungo, tutto conta nella vita, anche quest'ultima relazione sull'attività fisica e sportiva è stata molto importante. Tutte le altre relazioni pure, tutto conta, conta la dieta, conta i nostri sentimenti, le emozioni e così via, per cui appunto durante la mia vita ho trattato a lungo tutti questi argomenti anche in vari libri, per esempio sul ruolo delle emozioni, dell'amore, come è stato accennato, ho scritto un libro che si chiama Epigenetica, per dire che se noi siamo felici, stiamo bene con noi stessi, le nostre cellule stanno molto bene e la vita è come un concerto, e questo è vero in senso letterale del termine, non metaforico, nel senso che nelle ricerche che stiamo facendo a Bologna, che ancora continuo qui, si è visto che le cellule emettono effettivamente dei suoni e che questi suoni sono armonici, se le cellule stanno bene non sono malate, invece diventano disarmoniche e un vero e proprio rumore di fondo quando appunto inizia la malattia. Quindi questo è il messaggio di fondo. Il messaggio più preciso è che volevo illustrare a voi tutte le funzioni del codice epigenetico, che ho avuto modo di studiare nell'unico momento della vita in cui questo codice è completo. E il codice è completo solo nel momento in cui la vita si forma, cioè solo nel periodo dell'organogenesi, in cui partendo da un unico tipo di cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso stadi successivi si differenziano i vari tipi di cellule staminali, pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino alle cellule completamente differenziate. L'idea di che ci fosse un codice epigenetico l'ho avuto tanti anni fa, il primo lavoro che avevo pubblicato è nel 1988 su Cancer Letter, partendo dall'osservazione dei diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. E infatti, se voi somministrate queste sostanze nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, non inducete mai tumori nella prole, finita l'organogenesi si inducono tumori nella prole. La domanda era: ma perché prima no e dopo sì? Cosa succede durante l'organogenesi? Succede appunto che si differenziano tutti i tipi di cellule staminali, e l'idea è stata che nei momenti precisi in cui questo avviene esistono dei regolatori per cui gli errori indotti dai cancerogeni sono cancellati e non si permette a loro di esprimersi. Questo significava che sopra al codice genetico c'era un altro codice epigenetico, come oggi Burgio ci ha spiegato molto bene, questo è il vero e proprio software del DNA, il DNA è come un disco rigido del computer che non sa fare assolutamente nulla se non è programmato. Chi dà questo programma? Questo programma è il programma che si installa nel momento in cui la vita si forma ed è completo nella sua espressione solo in quel momento. Solo in quel momento, infatti, esiste la capacità di regolare attraverso questo codice tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo. Finita l'organogenesi, questo codice viene spezzettato e suddiviso in vari organi e apparati, e in ogni organo e apparato esiste quella parte di codice che serve per controllare l'espressione genica delle cellule di quell'organo, ma non esiste più la possibilità di studiare la regolazione di tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo. Avendo avuto questa possibilità di studiare il codice epigenetico in questo momento della vita, l'abbiamo fatto, abbiamo studiato tutte le diverse funzioni. Questo l'abbiamo fatto utilizzando un embrione che è un modello di studio del differenziamento cellulare, e questo embrione è l'embrione di zebrafish, che è quel pesciolino tropicale zebrato che peraltro ha più del 90% di proteine,
che sono le stesse della specie umana, e infatti andando poi a studiare tutte le proteine che noi abbiamo preso nei diversi momenti del differenziamento cellulare, abbiamo visto che queste proteine poi sono le stesse della specie umana. E quindi nei prodotti che noi abbiamo messo a punto abbiamo utilizzato queste proteine, che è come se noi non prendessimo nulla di diverso dal nostro corpo, ma sono semplicemente regolatori epigenetici che noi utilizziamo per curare varie e diverse malattie. Ovviamente la prima sperimentazione è stata sui tumori, e sui tumori abbiamo fatto sia tutti gli studi sperimentali in laboratorio prima, e poi anche dei trial clinici, in cui abbiamo dimostrato che effettivamente questi regolatori epigenetici sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali. In che modo? I meccanismi d'azione li abbiamo studiati dettagliatamente. Praticamente, appunto, attraverso la regolazione epigenetica noi attiviamo dei geni che si chiamano oncorepressori, come P53, oppure regoliamo in modo post-traduzionale alcune proteine fondamentali del controllo del ciclo cellulare, come le proteine del retinoblastoma, e una volta che abbiamo attivato queste molecole diverse, geni e molecole, il ciclo cellulare si arresta. E da quel momento appunto iniziano delle cascate di regolazione successiva, vengono attivati i geni P21 eccetera eccetera, abbiamo studiato tutte le cascate, e queste cascate sono in grado di regolare l'espressione di vari geni e di riparare i danni che sono all'origine della malignità, se questi danni non sono troppo gravi. Allora vengono riparati e le cellule effettivamente si differenziano, e abbiamo visto che le cellule si differenziano perché i marker del differenziamento, come le caderine, aumentano del 100%, quindi significa che quelle cellule si sono differenziate e non sono più cellule tumorali. Ma accanto al differenziamento notiamo anche l'aumento della morte cellulare programmata, cioè dell'apoptosi. Quindi abbiamo delle cellule che vanno in morte cellulare programmata e delle cellule che si differenziano. Quelle che muoiono sono quelle in cui appunto la riparazione non è possibile, e allora a quel punto le nostre sostanze attivano i geni dell'apoptosi. Sia che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Quindi da un certo punto di vista utilizziamo una parte specifica del codice epigenetico, che è quella terminale, del differenziamento terminale, in cui queste proteine sono quelle che bloccano la moltiplicazione cellulare e differenziano in modo definitivo le cellule staminali, sia normali che patologiche come quelle tumorali. Ma poi siamo andati a studiare le altre parti del codice epigenetico, che hanno funzioni addirittura opposte in alcuni casi. Infatti, nella prima parte del differenziamento cellulare, cioè addirittura prima dell'inizio del differenziamento, prima della medioblastula gastrula, in cui appunto da una cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, si formano tre pluripotenti, che sono l'ectoderma, l'endoderma e il mesoderma, prima ancora di quel momento, se noi prendiamo le proteine di quella fase, che succede? Che si attivano tutti i geni staminali. Noi abbiamo fatto l'esperimento, in questo caso, utilizzando le cellule mesenchimali del tessuto adiposo, che sono cellule adulte, gli abbiamo somministrato queste proteine, e che cosa abbiamo attivato? Gli stessi geni che Yamanaka aveva trasferito con un retrovirus in un fibroblasto differenziato, e aveva trasformato questo fibroblasto in una cellula staminale pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla indotta, perché quella cellula non è normale, è una cellula manipolata, per cui si trova in una fase di continua moltiplicazione e non può essere utilizzata senza rischi, perché noi se no la dobbiamo riprogrammare per bloccare la moltiplicazione. Invece nel nostro caso semplicemente noi diamo l'informazione a queste cellule, diamo le proteine che regolano l'espressione di quali geni? Degli stessi geni, che quindi sono quelli che bloccano il taglio dei telomeri e aumentano dunque la durata della vita della cellula. Ma oltre a questi geni, che erano gli stessi che Yamanaka aveva introdotti col retrovirus, la nostra informazione, che è più completa,
attiva altri geni che si chiamano BMA1 e così via, che sintetizzano delle superfamiglie di proteine come le Polycomb che impediscono l'invecchiamento. Quindi da un lato noi prolunghiamo la durata della vita, ma se noi prolunghiamo la durata della vita e portiamo, che ne so, 120 anni, ma poi diventiamo Matusalemme, non va bene. Ma se noi prolunghiamo la durata della vita e contemporaneamente blocchiamo la senescenza, questo va bene. In questa prima parte di regolazione queste proteine hanno questa funzione, di allungare la durata della vita e contemporaneamente di bloccare l'invecchiamento. Quindi qui abbiamo due modi opposti di regolazione epigenetica, uno contrario all'altro. Se noi dobbiamo ottenere una riprogrammazione delle cellule tumorali, dobbiamo usare quella parte del codice, se vogliamo tenere accesi i geni staminali e impedire l'invecchiamento, quest'altra. Ma la cosa più difficile è stato controllare la rigenerazione tissutale. Gli ultimi lavori che abbiamo fatto hanno come titolo la rigenerazione tissutale senza trapianto di cellule staminali, che significa che noi riusciamo in qualche modo a rigenerare i tessuti senza più usare il trapianto di cellule staminali. Mi direte come? Ecco, appunto, l'abbiamo capito per esempio con le cellule che vanno per prima in neurodegenerazione nell'Alzheimer, che sono le cellule dell'ippocampo, che noi, in cui noi abbiamo indotto una degenerazione e la morte cellulare, utilizzando delle sostanze neurotossiche. E poi abbiamo cercato di impedire questo, appunto, deterioramento e la morte cellulare utilizzando i nostri fattori. E lì abbiamo capito esattamente come funziona la vita, che funziona in modo esattamente opposto di quello che la medicina ha sempre pensato. Nella medicina attuale noi andiamo a cercare le singole molecole, i singoli recettori, i singoli meccanismi d'azione, eccetera, eccetera, perché questa è la medicina di precisione, deve essere fatta in questo modo, noi facciamo le manipolazioni genetiche, eccetera. La vita, adesso capirete, non funziona così, ma esattamente in modo opposto. Che cosa è successo in quel caso? È successo che se noi noi studiando l'embrione di zebrafish, ovviamente abbiamo individuato tutti i singoli momenti del differenziamento e addirittura i minuti precisi, perché se noi non standardizziamo tutto questo processo, avete capito che la differenza tra un momento e l'altro dell'organogenesi può comportare effetti molto diversi, no? Quindi addirittura opposti. Quindi noi dovevamo essere sicuri con i minuti precisi di prendere sempre le sostanze in quel preciso momento, non un secondo in più e neanche un in meno. Quindi abbiamo dovuto standardizzare tutto il processo. Una volta che l'abbiamo standardizzato, abbiamo capito che cosa? Che per esempio con la neurodegenerazione noi avevamo 5 fasi diverse del differenziamento, da cellule staminali totipotenti, pluripotenti, pluripotenti, multipotenti, oligopotenti, cellule in via di differenziazione definitiva e completamente differenziate, 5 fasi. Cosa abbiamo pensato a quel punto? Gli abbiamo dato tutte le singole fasi e abbiamo avuto sì una prevenzione del 20-25% della neurodegenerazione, e questo già era statisticamente significativo. Potevamo accontentarci di questo risultato e pubblicarlo, che sarebbe stato pubblicato comunque. Ma il ragionamento che abbiamo fatto è stato, ma in fondo non è però una grande rigenerazione, non è neanche una grande prevenzione. Se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che dobbiamo fare? Simulare esattamente tutto il processo che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Il che vuol dire che cosa? Abbiamo preso tutte le 5 fasi, le abbiamo date alle cellule per impedire la neurodegenerazione, e a questo punto il risultato qual è stato? 78% di prevenzione della neurodegenerazione. Quindi lì abbiamo capito che la vita non funziona come pensa il riduzionismo scientifico della medicina attuale. Con la farmacologia, con singole molecole, non otterremo mai degli risultati soddisfacenti nella prevenzione delle malattie degenerative, nella rigenerazione tissutale o nei tumori. Dobbiamo distruggere le cellule tumorali, perché con la singola molecola l'unico processo possibile è la distruzione, ma non la riprogrammazione, perché avete capito che anche con la riprogrammazione noi dobbiamo utilizzare dei programmi precisi. La vita funziona invece sulla base dell'informazione, è tutta una precisa informazione
che viene trasferita però non in pacchetti ben precisi che non possono essere spezzettati. Se voi li spezzettate questa informazione non ottenete nessun risultato. Se noi gli diamo una, è come scaricare una app del computer. Se voi volete avere poi sul tablet l'app dovete scaricare tutto il programma. Se non lo scaricate in modo preciso voi non avete l'app. Così è uguale. Se noi vogliamo riprogrammare delle cellule alterate in modo grave, a volte molteplice, o se vogliamo, peggio ancora, rigenerare un tessuto, noi dobbiamo utilizzare tutti i programmi precisi e completi, cioè dobbiamo dargli un'informazione che sia completa e ridondante, perché poi la vita è lei, le cellule sono loro intelligenti, che prendono tutto quello di cui necessitano e lasciano quello che non è necessario. Pier Mario, un minuto. Sì, ho finito. Seguendo questo schema, ultimamente, adesso stiamo pubblicando questo lavoro, stiamo già pubblicando nella rivista e lo esporremo al prossimo convegno nazionale della Società Italiana di Dermatologia. In pratica, con questo ragionamento, adesso voi mi vedete ancora così, ma poi sarà diverso la prossima volta, siamo riusciti a rigenerare i capelli. Okay. Grazie per Maria, grazie.